Buongiorno e bentornati di nuovo qui su Dentro la mia cucina. Come state? Allora, oggi faremo gli spaghetti alla carrettiera, però la ricetta romana. Perché c'è un però? Perché in realtà non è un piatto proprio tipico, specifico, come la matriciana o la carbonara per quello che riguarda la cucina romana, ma perché esistono diverse varianti che hanno lo stesso nome. C'è quella toscana, c'è quella siciliana, c'è quella campana, eccetera. Perché? Perché in realtà a questo piatto viene dato il nome di chi veramente faceva questo lavoro, ovvero il carrettiere, e a seconda della regione dove si trovava si portavano diverse cose per fare questo tipo di pasta. Noi faremo oggi quella romana, che ha il pomodoro, la ventresca di tonno e i funghi secchi. Vediamo la ricetta e ne riparliamo dopo. I funghi secchi e li mettiamo a mollo in un pochino di acqua calda, lasciandoli così per circa mezz'ora in modo tale da farli ritratare completamente. Nel frattempo incidiamo i nostri pomodorini e mettiamoli a sbollentare all'interno di una pentola con dell'acqua calda. Se non li avete, potete benissimo sostituirli con dei pelati. Dopo pochi minuti potete scolare i vostri pomodorini e immergerli in acqua molto fredda, questo agevolerà la spellatura. Una volta averli fatti riposare all'interno dell'acqua fredda, procediamo con la spellatura e dopo con l'eliminazione dei semi. Passata una mezz'ora, possiamo adesso andare a tritare finemente i nostri funghi secchi. Prendiamo ora una padella, mettiamo dell'olio e due spicchi d'aglio schiacciati per farli imbiondire. Come l'aglio ha preso colore, possiamo unire intanto i nostri funghi secchi. Fateli rosolare per bene per qualche minuto, sentirete che profumo uscirà fuori. Straordinario! Dopo qualche minuto potete aggiungere i vostri pomodori. Salate e pepate a vostro piacimento e fate saltare il tutto per qualche minuto. Potete nel frattempo buttare giù la pasta all'interno della pentola. Togliete a questo punto l'aglio e unite la ventresca di tonno spezzettata. Fatela insaporire per bene e saltatela in padella per qualche minuto. Scolate ora la pasta e mettetela direttamente in padella. Se mai il sugo dovesse risultare un pochino asciutto, potete sempre aiutarvi con un pochino di acqua di cottura. Fatela saltare per qualche minuto in padella in modo da amalgamare tutti quanti i sapori. Ed ora siamo pronti ad impiattare. Aggiungete un po' di prezzemolo tritato e il piatto è pronto. Allora, un piatto veramente delizioso e strabuono, fresco, diciamo già da fine estate. Io, come avete visto e come già vi ho anticipato nel video, ho utilizzato dei pomodorini freschi che poi ho sbollentato, come avete visto, e sbucciato. Ho utilizzato la ventresca di tonno, i funghi secchi erano dei porcini, eccetera. Chiaramente potete benissimo sostituire questi alimenti con
qualcos'altro. Al posto dei pomodori freschi potete utilizzare i pelati. Se non volete utilizzare la ventresca di tonno, potete utilizzare benissimo il tonno, quello classico in scatola, oppure i filetti che vengono venduti nei barattoli, quelli di vetro. E per quello che riguarda i funghi porcini secchi, generalmente ce ne sono di tutti i tipi. Io ho preso quelli commerciali, chiamiamoli così, perché quelli extra sono a fette più grandi. Qui avevo bisogno giusto di fare un trito per dare un pochino più di sapore. Bene, io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento. Vi ricordo, a chi ancora non avesse fatto, di iscrivervi al canale e cliccare la campanella lì sotto. Seguitemi, e questo mi sono sempre dimenticato di dirlo, anche se qui sopra vedete i banner. Seguitemi anche su Facebook e su Instagram, e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Buona giornata a tutti!